17 giugno 2017. Tutta bene. Siamo a Madeleine, la Madeleine, sopra che cosa? Boh, a Sant'Anselmo, Valtournanche in poche parole. Che bello l'Emilio se la becca di nonna là in fondo, che bellini oggi. Samuele, la Manuela, Nando, Guerino, la Laura e un rientro inaspettato, la nostra Antonella, che è venuta a trovarci oggi a fare una bella escursione. La giornata è splendida. Dai, ci vediamo mentre... Ah, dove andiamo? Dimenticavo di dirvi dove andiamo. Andiamo al Tantanè. Siamo su questa stradina ripiduccia. Uccia. Nando ha fatto colazione con dinamite, tequila e una scatola di cerrini. È schizzata già in cima quasi. No, ma adesso esplode, tranquillo. Sì? Sì, sì. Sappiamo tutti perché c'è questa improvviso sprint. Cavallo pazzo. No, perché non vuole essere da meno alla coetanea. Nando non sa perdere. Dai. Siamo arrivati in questo grande alpeggio. Eccolo là, Tantanè. Eccolo là, eccolo là. Eccolo. Naturalmente devo fare la prima errata corrige. Quello è lo Zerbion, non è il Tantanè. È sulla Madonna! Questo è il Tantanè. Guardate che salita. Come dice Giacobazzi, pavura! Pavura! Fino adesso... Abbiamo scherzato. Come salita abbiamo solamente scherzato. Mamma mia, ma perché mi vengono certe idee? E soprattutto perché le metto in atto? Ecco qua, la signora che cercava il laghetto. Però quando ha visto la salita che c'era, c'è stato uno smutamento del pensiero, ha fatto dietro il fronte. Dai. Andiamo. Ecco qua, siamo sotto all'ultimo attacco qua della salita del Tantanè. Là c'è la Grand Muraille, Monte Panserot, si vede il lago di Cignana, si intravede solo, c'è il rifugio Perucca là in fondo, per chi sa dov'è si riesce a vedere. Bello, bello, bello per davvero, dai. Non mi sento male pensare a quella salita. Una volta che abbiamo scollinato lì c'è l'ultimo drizzone. Ma no, che vi dico io che è meno di quanto sembra. Ripresina di mezza costa. Volevo dire una cosa, me la sono dimenticata. Sei anziano, per forza, non hai capito. Che bella aria fresca. Si sta bene. Ah no, ecco cosa volevo dire. Abbiamo mandato Nando avanti, che sopra c'è il chiosco che vende le bibite e vedere se ci preparano i toast. Dai, manca molto poco alla vetta del Tantanè. Noi abbiamo il parcheggio parcheggiato là. Là. Ah. Qui dobbiamo poi scarpinare. Si vede il Monte Bianco, le Grand Jorasse, Ghiacciaio del Rutor, Emilius, Gran Paradiso, ci deve essere il come si chiama? Ho dimenticato il nome. Da qualche parte c'è anche la Rosa dei Banchi, di là ci sono i gemelli là così. Montenery, la Testa Grigia, Corno Bianco deve essere da qualche parte, là in fondo Monte Rosa, mamma mia che spettacolo, lo Zerbion, non ultimo, e la Val d'Ayas dall'altra parte. Cosa
Dai, manca pochissimo alla vetta, si intravede già la croce là sopra. Qui, altra vista che me la sono persa, qua, il Cervino, il grande Cervino. Qui tutto Chamois, Lago di Cignana, la Grand Muraille. Là sopra, il Brighton, piccolo Cervino. La Roisette, il Grand Tournalin, fatto anche il Grand Tournalin. Il Grand Tournalin è stata una conquista. Troppo bello. Il Perrucca, Rifugio Perrucca, saluto gli amici. Devo tornare da voi a mangiare la miglior polenta e spezzatino che ho mai mangiato in vita mia. Ragazzi. Magari aprono una filiale anche dalle nostre parti. Ah sì? No, no, ci andiamo presto. Io devo tornare alla sopra a mangiare quella roba lì. Dai che manca poco alla vetta, Nemo. Siamo all'anticima, Manca davvero uno sputo. Samuele, prenotami i toast e la bibita, Come bibita. Come lo vuoi? Prosciutto tanto, formaggio di più. Okay. Eccolo là, il sentiero di ritorno che passa vicino al laghetto delle fotografie. Siamo quello, padre. Sì, siamo quello. Dai, andiamo su che là è il punto più bello. Yahoo! Eccoci qua, cima del Tantanè. 2300, no 2736. Il mio compleanno. Sì? Oggi? Bene. Dimmi. Impressioni, considerazioni. Ma che cacchio ti è venuto in mente? Cioè le sogni di notte queste cose. Te l'avevo detto che ti portavo in un bel posto, eh? Sì, in effetti. Portava sulle spalle però. Con l'elicottero! Com'è? Bello? No, bello è bello. Bellissimo. Un panorama così a 360 gradi di montagna. Sì, impagabile. La rocca alla meglia è... Dopo mangiato faccio una bella foto panoramica. Sì. Prima mangiamo. Sì, sì. Le priorità. Allora, Tantanè numero 3. Dai, io mangio adesso, dai, ce l'abbiamo fetta, spettacolare. C'è ancora un ultimo sguardo a questa meraviglia, lì c'è la famosa Punta Piure, dietro c'è il Corno Bussola, belli. Tutto il massiccio del Monte Rosa. Guardate bene il ghiaccio che fra qualche anno non ce n'è più. E via. Adesso ci si in camiglia. Toscano. Fa contatto, scoppia tutto. No. Io no, grazie. Perché adesso ho mangiato un po' di pesce perché adesso ci sei, Samu? Sì. Dai, siamo quasi giù da sta rampa. Una ripresa della valle qua, pietrosa, dello Zerbion con la luce del pomeriggio. Anche la valle, qua, tutti i paesini che adesso si vedono meglio. C'è il sentiero che facciamo adesso per andare via. Dai, è quasi finita sta rampa qua, Dai, ci vediamo dopo vicino alla chiesa.
che bello il laghetto. Bellino, dai, venite a vedere. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Comodi, comodi. Cavolo, ferrarelle questa. Ma che bello. Buongiorno. Abbiamo trovato il sentiero di ritorno, che l'avevamo miseramente disperso. Adesso scendiamo più o meno alla macchina e vediamo dove arriviamo. Sentiero 1A, come dice la pallina, è giusto. È giusto. Dai, se non ci sono novità, vi saluto e alla prossima avventura. Ciao gente!